Ciao Revolution, sono Valentina, la vostra live trainer, pronta ad accompagnarvi in una classe di Pilates, 30 minuti livello beginner. Se è la tua prima volta, ti do il benvenuto negli studi di Milano Downtown. Oggi ci concentreremo, vorremmo migliorare la consapevolezza del centro del nostro corpo e impareremo ad attivare la parete addominale nel modo corretto. Questo ci consentirà di avere un maggior supporto nei movimenti della vita quotidiana, ma anche un miglior sostegno nel caso facessimo dello sport o magari le lezioni più intense che si trovano nella categoria strength. Che cosa ci serve? Un tappetino, asciugamano, borraccia a disposizione per idratarci durante la lezione. Partiamo a terra da sdraiati, quindi posizioniamo la nostra schiena a terra, le gambe sono piegate, i piedi separati quanto il bacino, braccia lungo i fianchi per qualche istante, il mento leggermente verso il petto ed ascoltiamo gli appoggi della nostra schiena. Fai un bel respiro, rilassa il viso e poi andiamo a posizionare una mano sotto l'ombelico e una mano sul petto. Inspiriamo dal naso ed espiriamo lasciando andare l'aria dalla bocca. Immagina di appannare un vetro davanti a te. Se vuoi puoi socchiudere gli occhi per concentrarti sul respiro. Quando inspiri vai a gonfiare la pancia e quando espiro ovviamente lascio andare l'aria dalla bocca, sentirò che la pancia si sgonfia, quindi sento che la mano sulla pancia viene spinta verso l'alto ed espirando scende verso il basso, mentre la mano che ho appoggiata al torace rimane ferma. Inspiro ed espiro. Non è facile le prime volte, quindi piano piano, senza forzare, le spalle rimangono sempre lontane dalle orecchie e piano piano ti chiederò sempre qualcosina in più. Inspira, espiro in maniera un pochettino più attiva. Immagina di voler portare l'ombelico verso la colonna, quindi di scavare un pochettino il tuo addome. Prova, inspira dal naso, gonfia la pancia ed espirando provo a trattenere un po' l'ombelico, che è già facilitato a scendere perché siamo a favore della forza di gravità, ma lo portiamo ancora un po' verso la colonna. Inspiro ed espiro, porto l'ombelico verso la colonna. Ti sembrerà un movimento semplice, di non sentire particolare fatica, ma stiamo incominciando a lavorare, ad attivare la muscolatura profonda del nostro addome, che non è quella che fa venire i quadratini, ma quella che tiene in dentro la pancia e sostiene la nostra schiena. Benissimo, espirando trattengo quindi l'ombelico verso la colonna, cercheremo di mantenere questo addome attivo, quindi la mano che era sul petto la portiamo sulle ultime coste e adesso portiamo il nostro respiro proprio qua, lateralmente, quindi se stiamo tenendo in dentro l'ombelico, stiamo tenendo l'addome attivo, il respiro si porta laterale sul nostro costato. Quindi la mano sulla pancia rimarrà ferma, scavata, sentirò spostare la mano che è sulle ultime coste. Concediamoci qua un minuto per provare. Inspiro, spingo lateralmente ed espiro, accompagno le coste a chiudersi. In questo caso quindi non devo più spingere l'addome verso l'alto, mantengo scavata l'ombelico verso la colonna. Come va Revolution? Non è facile le prime volte. Appoggiare le mani ti aiuterà quindi a migliorare la percezione e piano piano migliorare la tecnica di questo movimento. Inspiro, espando ed espiro. Stiamo partendo proprio dalle basi. Inspiro. Spesso siamo sempre di fretta, vogliamo fare tanti movimenti
In realtà basta proprio poco per lavorare in profondità, creare la nostra struttura, un po' le fondamenta, come le fondamenta per una casa. Perfetto. Adesso manteniamo la mano sinistra a controllo del nostro addome e il braccio destro lungo il fianco. Inspirando, quindi manteniamo sempre l'ombelico, la colonna, portiamo il braccio indietro. Incominciamo a fare i primi movimenti ed espirando porto il braccio lungo il fianco. La mano sull'addome rimane un controllo per sentire che l'addome è attivo e la schiena rimane ferma mentre faccio questo movimento. Inspiro, porto il braccio indietro, il pollice cerca il pavimento, braccio teso ed espirando schiaccio leggermente il pavimento con il mignolo quando torno. Inspiro ancora due ed espiro, la schiena super lunga, il costato rimane fermo, quindi quando vado indietro non devo spanciare questo. Espiro, inspiro, braccio indietro. Ed espiro, porto il braccio lungo il fianco e qua rimane. Espirando, porto il ginocchio sinistro verso il petto. Stessa cosa, stesso controllo. Col movimento della gamba, inspiro, il piede sfiora terra. Ancora, espiro, ginocchio al petto. Inspiro, senti come quando il piede sfiora terra, l'addome tende a spingere verso l'esterno. Quindi noi lo teniamo qua. Espiro verso il petto. Ancora, inspiro, espiro, schiena lunghissima, spalle ferme, inspiro ed espiro. Benissimo, inspiro col naso, rilassa il viso ed espiro. Ho esagerato, come se volessi appannare un vetro. Inspiro ed espiro, mantengo sulla gamba. Proviamo ad allungare la gamba in avanti, come se volessi toccare la parete là in fondo. Ed espiro. Dobbiamo essere ancora più bravi a tenere l'addome. Inspiro, allungo, gamba forte. Espiro, torno. La schiena non si stacca da terra. Espiro, torno. Non devo sentire fastidio alla schiena. Se sento fastidio vuol dire che magari il mio addome oggi non è ancora forte, non è ancora preparato per stendere la gamba. Quindi posso continuare a fare il movimento con la gamba piegata. Espiro, torno. Dentro l'ombelico, inspiro. Espiro, torno. Lascio qua la gamba, risollevo il braccio destro e uniamo i due movimenti. Inspiro, il braccio va indietro, la gamba avanti. Ed espiro, torno. La mano sull'addome, controlla l'ombelico che rimane bello scavato. Ed espiro, torno. Sempre anche il petto chiuso. Inspiro, schiena che non si muove, tengo. Ed espiro, torno. Gli ultimi due, inspiro. Allungo, collo rilassato. Espiro. L'ultimo, inspiro. Allungo. Espiro, torno. Appoggio la mano, appoggio il piede, pronti per fare il cambio, quindi mano destra a controllo, posso tenerla anche a cavallo, dalle ultime coste e l'ombelico. Inspiro, fammi controllare dove ho la borraccia, che ce l'ho sempre in mezzo, braccio sinistro ed espiro, torno. Il palmo della mano che guarda verso il nostro corpo, allungo il braccio dietro ed espiro, scendo il mignolo, tocca terra. Schiena super lunga, braccio teso, inspiro. Se riesco arrivo a toccare il pavimento, ma la cosa più importante è non spanciare. Quindi se senti di staccare la schiena portando indietro il braccio, riduci l'ampiezza del tuo movimento. Focus, mantenere la schiena lunga, l'addome attivo. Inspiro e lascio il braccio lungo il fianco. Porto il ginocchio destro verso il petto. Inspiro, sfioro il piede a terra, la gamba rimane piegata per queste 5 ripetizioni. Inspiro, schiena lunghissima, spalle basse, dentro l'ombelico. Espiro, ancora 3. In ed espiro, addome attivo. Come va Revolution? Controlla il movimento. Immagina di avere la gamba immersa nel miele. Quindi movimento fluido e controllato. E proviamo a stendere la gamba in una diagonale, avanti, alto, in, espiro.
Respiro, torno. In l'addome, sostiene il peso della gamba ed espirando ancora più indentro l'ombelico, ginocchio al petto. In, rilassa il viso, mi raccomando se no vengono le rughe, ed espiro. Controlla, ancora due. In, senti bene la tua schiena in appoggio, espiro, ginocchio al petto. L'ultimo, inspiro. Espiro, mi fermo con la gamba a tavolino, porto sul braccio sinistro, abbino i due movimenti. Inspiro, la gamba va avanti, il braccio va indietro ed espiro, torno, la mano che cerca il soffitto. Ancora quattro. In, controllo ed espiro. Chiudi bene le coste dentro l'ombelico, in. Allungo ed espiro. Non andare troppo in basso con la gamba. Punta la fine del soffitto, inspiro ed espiro. L'ultima volta, inspiro, allungo ed espiro. Molto bene, questa volta porto il ginocchio al petto, scavando ancora l'addome, mi aggrappo proprio al ginocchio, sporto il mento al petto, provo a staccare le spalle, continua a scavare, non importa quanto sali, ma continua a scavare. Immagina un po' come un cucchiaino che scava nella vaschetta di gelato. Mantengo e vado a stendere la gamba opposta. E proviamo a fare il cambio inspirando. Espiro, porto l'altro ginocchio al petto. In, sostieni con l'addome il peso delle tue gambe e poi porti verso il petto. In, espira. Lento, controllato, se dovessi avere fastidio al collo, appoggia la testa quando ti senti. L'ultimo lento, mantengo. Proviamo a farne qualcuno veloce, vieni con me. Es, es, in, in. Non dondolare, mantieni. 8, 7, 6, 5, 4, dentro l'ombelico, schiena appoggiata, 2, 1, tutte e due le ginocchia al petto, appoggio la testa, appoggio i piedi a terra, braccia lungo i fianchi. Molto bene, inspirando da qua, espiro, appoggio bene la schiena a terra, spingo i piedi contro il pavimento, sollevo il bacino verso l'alto, ginocchia ben dritte, inspira qua ed espirando srotolo la schiena, cerca di appoggiare una vertebra alla volta, per ultimi i glutei. Inspira qua, prima di salire attiva l'addome, quindi dentro l'ombelico, sento la schiena che si appoggia e poi con la spinta dei piedi sollevo il bacino verso l'alto. Inspiro, ginocchia dritte, immagina di premere un pallone tra un ginocchio e l'altro ed espiro, arrotondo. Scendendo piano consentiremo alla nostra schiena di allungarsi e faremo lavorare di più i ciapetti. Male non fa, inspiro, fuori l'aria, dentro l'ombelico, fondamentale scavare, vaschetta di gelato e salgo. Io sto pensando a una bella vaschetta fatta di pistacchio e cioccolato fondente. Sono i miei due gusti preferiti. Inspiro, mantengo la curva fisiologica ed espirando, prima di salire dentro l'ombelico, appoggio bene la schiena, sollevo, mantengo qua, quindi non cresco con la pancia, ma dentro ancora una volta l'ombelico, glutei di marmo, sono più che le anche proprio le creste iliache, il nostro bacino che vuole salire, non la pancia, sì? Prova, chiudi il costato, ginocchia dritte, se vuoi mano sinistra, controllo, inspiro braccio destro, ti ricordi il movimento che abbiamo già visto, mentre ciapette e il nostro addome lavora, ancora quattro, in, ginocchia dritte, dentro l'ombelico non spanciare, espiro, glutei di marmo, se sento tensione alla zona lombare o perché sto spingendo troppo o perché i glutei stanno cominciando a rilassarsi. Quindi prova magari a scendere un pochettino, strizzare di più i ciapet. Quando hai bisogno fai la tua pausa, inspiro ed espiro, schiaccio. Ancora una volta, inspiro ed espiro, lascia bene la mano destra a terra, premi contro il pavimento. Immagina di avere un cactus sotto i glutei, piano prova a sollevare il ginocchio destro verso il petto
e qua mantengo soltanto 10 minuti. Ah no, scusate, volevo dire 10 secondi. Però perché no? 10 minuti destra, 10 minuti sinistra, finita la lezione, siamo a posto. 5, 4, 3, 2, 1, fermo lì, ti ho visto. Scendo col bacino, piano, appoggio il piede, braccia allungo i fianchi, entrambe le gambe, torniamo a fare il movimento, espiro, salgo, inspiro mentre sono qua, espiro, srotolo, chiudo, appoggio una vertebra alla volta, contale tutte, in, rilasso, espiro, dentro l'ombelico la schiena si appoggia, schiaccio il pavimento coi piedi, salgo, in, sto, espiro, srotolo e scendo. Una vertebra alla volta, pochi movimenti fatti non bene, di più, espiro, senti bene il contatto del pavimento con i tuoi piedi, consiglio sempre di fare queste lezioni completamente scalzi, dita dei piedi bene separate, che povere loro, sono sempre chiuse nelle scarpe, espiro, salgo, rimango qua, dentro l'ombelico posso controllare con le mani, strizzo i ciapet, mano destra controlla, inspiro braccio sinistro dietro, espiro, quindi sono di marmo, tutto fermo tranne il braccio, in, dietro, espiro, testa rilassata, non spingere, guarda sempre verso il soffitto, sento bene l'appoggio delle scapole, non devo spingere eccessivamente con la testa, ed espiro, gli ultimi due, i glutei ringraziano, l'ultimo, inspiro indietro, espiro, braccio lungo il fianco, appoggio bene il palmo, mi aiuta per stabilizzare, cactus, sotto i glutei porto il ginocchio sinistro al petto, dentro l'ombelico mantengo ancora, 5, 4, puoi respirare nel frattempo, 3, 2, lo so, sono troppo buona, 1, fermo lì, ti ho visto, piano, srotolo la schiena, scendo, mi appoggio il piede, apro bene le braccia, piedi separati, espiro, lascio cadere le gambe da una parte, ruoto la testa dall'altra, inspiro, torno e cambio, espiro, lascio andare, in, torno ed espiro, cambio ancora, in, torno, l'ultima volta, in, lascio cadere bene le ginocchia da un lato, apro bene il petto, apro bene le mani, allungo bene le braccia, inspiro, torno ed espiro dall'altra parte, resta qua un secondo e poi ci lasciamo andare su un fianco, pronti per girarci in quadrupedia. Quindi fino adesso abbiamo avuto il pavimento che ci aiutava a sentire questa schiena dritta, quindi a percepire meglio l'appoggio della nostra zona lombare, adesso invece dobbiamo essere noi bravi a ripetere la stessa cosa in questa posizione, mani sotto le spalle, dentro l'ombelico mi fai una super curva verso l'alto, inspiro, movimento opposto, glutei e testa che vanno lì in su. E ancora, tutto parte dall'ombelico, quindi espirando, dentro l'ombelico arrotondo la schiena, guardo giù, inspiro, su. Fai partire sempre il movimento dall'addome, dal bacino, la testa è l'ultima che fa il movimento di conseguenza, quindi lascio cadere rilassata, cerco l'ombelico con lo sguardo ma senza forzare, inspiro, lascio andare il petto che si apre davanti. Ancora due. Espiro dentro l'ombelico, senti l'appoggio delle tue mani a livello del polso, a livello dei polpastrelli, tutti i polpastrelli premono, lasciano l'impronta sul tappeto, espiro, allungo bene la schiena, scendo, mi fermo a metà, quindi immagino di avere il pavimento, diciamo, o meglio il soffitto, in appoggio sulla schiena. Schiena super dritta, avvicino leggermente le ginocchia, scivolo indietro con la gamba destra, gluteo di marmo. Espiro,
il movimento sarà sollevare la gamba e scendere verso il basso. Es, sollevo. Inspiro, scendo. Ci fermiamo qua. La mano sinistra ci aiuta, quindi rendiamo l'esercizio un po' più difficile, ma miglioriamo la percezione. Mano sull'addome, dentro l'ombelico, scavo, pensa al tuo gelato. Espiro, la gamba sale, quindi non devo sentire buttare in fuori il mio cucchiaino, ma dentro la pancia. E continuo col movimento ancora. Es, chapet. Inspiro, torno. È normale se hai l'impressione che la gamba si sollevi meno, quindi magari è un movimento più ridotto, ma fatto nel modo corretto, dentro l'ombelico. Quindi vuol dire che stiamo lavorando davvero con il gluteo e non stiamo compensando usando la schiena, anzi stanno lavorando tanto i nostri addominali. Quindi gli addominali non si lavorano solo facendo i crunch, i famosi crunch, ma anche facendo questi movimenti, queste tenute. L'ultimo, resto qua con la gamba, provo ad allungare il braccio sinistro avanti mantenendo sempre l'attivazione, un bel sorriso e appoggio. Sempre gamba destra, braccio sinistro, inspira, allunga, quindi cerca la parete avanti, cerca la parete dietro ed espiro, appoggio. Inspiro, quando stacchi mi raccomando rimani al centro col corpo, niente torre di Pisa. E torno, ancora due polpastrelli, spingi forte il pavimento con la tua mano destra ed espiro, torno. L'ultima volta, inspiro, allungo, espiro, torno. E da qua punto le dita dei piedi, dentro l'ombelico faccio una piccola curva, non tanto con la testa ma con l'addome, punto bene i piedi, stacco le ginocchia, mantengo, cammino indietro, porto il peso su tutto il piede, anche il tallone, le gambe sono piegate giù la testa, una piccola spinta ci porta su, srotolo la schiena, inspiro, sollevo. Sciolgo le spalle e torniamo giù, partendo dalla testa, dalle spalle, arrotondo bene la schiena, ammorbidisco le ginocchia, scendo, lascio cadere bene la testa, la schiena, respiro qua e cammino ancora in avanti, appoggiando bene la mano, movimenti come se fossimo in un vasetto di miele, appoggio le ginocchia, allungo il collo del piede ed espirando ritrova la posizione. Con la schiena super curva scava ancora di più il gelato. A furia di scavare qua abbiamo finito quasi la vaschetta. Espiro, arrotondo, allungo dentro l'ombelico, inspiro. Bene, l'ombelico che parte, senti già come se quando porti l'ombelico verso la colonna già incomincia piano piano il movimento del tuo bacino, della tua schiena. Inspiro, facci caso, apro, pronti a ripetere la sequenza dall'altra parte, espiro, arrotondo, inspiro, ci fermiamo al centro, avviciniamo leggermente le ginocchia, scivoliamo indietro con la gamba sinistra, bacino bene in linea, mano sull'addome, espiro, sollevo la gamba sinistra senza panciare e perdere l'equilibrio, vabbè ci sta, mano, espiro ancora, salgo, tengo, in, scendo, addome attivo, immagina di avere questa volta un cactus sotto la pancia, quindi dentro l'ombelico se no ti pungi, in, torno, ancora due, es, salgo, allungo bene la gamba dietro, in, torno, se dovessi avere tensione al polso fai una pausa quando hai bisogno, mantengo sulla gamba, allungo avanti il braccio destro, spingi via il tappetino e riappoggio entrambi. Ancora 5, inspirando, spingi via con la mano sinistra, allungati, espiro, torno, in, spingo, allungo, espiro, torno, molto bene. Gli ultimi due, prima di staccare,
concentrati bene, attiva tutto il corpo per evitare di fare la torre di Pisa e appoggio. Ultimissimo, perché sì, c'è l'ultimo e poi l'ultimissimo, ed espiro, appoggio, punto le dita dei piedi dentro l'ombelico, creo una curva della parte bassa della schiena e da qua risucchio, ombelico, stacco le ginocchia, mantengo, cammino indietro, porto il peso sui talloni, scendo con la testa, addome verso le cosce, piccola spinta delle gambe, srotolo la schiena, immagina di avere una parete dietro di te su cui appoggiare tutta la schiena, per ultima la testa. Un bel respiro, sciogli le spalle, mento al petto, ci rituffiamo. Bacino fermo, peso sull'avampiede, ammorbidisco le ginocchia, mi lascio cadere giù, guardo bene tra le ginocchia, allungo bene la schiena, lascio che la forza di gravità crei spazio tra una vertebra e l'altra, soprattutto a livello del collo. Faccio delle piccole rotazioni della testa a destra e a sinistra e piano appoggio completamente tutta la mano, bene il palmo, porto il peso progressivamente sulle braccia e ritorno con le ginocchia a terra. Mantieni le dita ancorate dentro l'ombelico, ricreo quell'attivazione, quella che abbiamo creato prima. L'unica cosa è che la testa rimane in linea, attivo, forti le braccia, polpastrelli, stacco le ginocchia, mantengo 4, 3, 2, piano piano torno, cerco di non dondolare con i ciappetti, bene centrale giù la testa, spingo con le gambe, srotola dentro l'ombelico ancora una volta, inspiro, salgo, ruoto le spalle indietro, sollevo lo sguardo e di nuovo lascio cadere la testa, scivolo con le mani, ammorbidisco le ginocchia, mi lascio andare verso terra, ancora una volta rilassa completamente la testa, andando a ruotare verso la spalla destra, verso la spalla sinistra, come se volessi svitare la testa dalle spalle, e piano piano cammino, braccia morbide, movimenti lenti e fluidi, riappoggio le ginocchia, allungo il collo del piede, separo leggermente le ginocchia tra di loro, piedi uniti, mi siedo sui talloni, allungo bene avanti le braccia e porto la fronte a terra. Respiro qua, cerco di sedermi bene indietro, dove arrivo, se dovessi far fatica a appoggiare la fronte a terra posso mettere una mano sopra l'altra e appoggiare la fronte, rilasso completamente il viso, lascio andare anche l'addome, per ora si può fare, quindi siamo arrivati alla fine, rilassiamo anche il nostro addome facendo dei respiri profondi, scivoliamo con le mani vicino alle ginocchia, aiutiamo la nostra schiena a sollevarsi, sempre una vertebra alla volta. Ogni momento è buono per allungare un po' la schiena. Ci sediamo uno di fronte all'altro in posizione comoda, mani sulle ginocchia, inspiro, apro il petto, sollevo lo sguardo ed espiro arrotondo indietro. Lascio andare l'addome, inspiro profondamente ed espiro, arrotondo. Finiamo con dei piccoli movimenti che ci permettono di togliere un po' di tensione, di allungare un po' l'addome che ha lavorato. Inspiro, cresco su, sollevo le braccia, apro il petto ed espiro, riporto le braccia giù, arrotondo leggermente la schiena, abbasso lo sguardo. Ancora due, belli profondi, inspiro ed espiro. L'ultima volta, allungati verso il cielo, rimani su, inspiro ed espiro, come muovi, Grass Revolution, com'è andata questa lezione? Beh, sicuramente sono stata molto pignola, però spero di averti trasmesso bene questa attivazione profonda, questa percezione
che poi una volta fatti questi movimenti semplici vedrai che lo farai in tutte le classi, anche a livello avanzato. Ti aspetto, la tua live trainer Valentina, sempre qua, virginiactiverevolution.com. Alla prossima!